Se l'Umbria è il cuore verde d'Italia, allora la Valnerina ne è il cuore verdissimo. Il fiume Nera, che l'ha scavata, nasce sui Monti Sibillini, nelle Marche, taglia l'Umbria sud-orientale e raggiunge Terni, per sfociare infine nel Tevere, presso Orte. La Valnerina offre scorci di grande bellezza naturale, con alte e scoscese cime che formano suggestivi dirupi e aspre vallate. Poggio d'Omo, il più piccolo comune dell'Umbria, è anche il più alto comune della Valnerina. Il centro abitato sorge a 974 metri sul livello del mare e il suo territorio comunale si trova a un'altezza media di 1000 metri. Il paese, poggiato sul fianco del monte Coscerno, 1684 metri, si affaccia dall'alto di uno sperone roccioso sulla valle del Tissino, che lo collega alle sue tre frazioni: Usigni, Mucciafora e Rocca Tamburo. Intorno al paese, i ripidi versanti delle montagne sono ricoperti da fitti boschi di ornielli e faggi, che danno rifugio a una ricca fauna selvatica, nella quale si annoverano aquile, gheppi, poiane, upupe, gatti selvatici, lupi e cinghiali. Il territorio della Valnerina era popolato già in età protostorica. Più tardi esso fu diviso tra gli Umbri e i Sabini, per poi entrare a far parte, dopo il IV secolo a.C., della regione romana del Sannio. Poggio d'Omo rimase sotto il controllo prima di Spoleto e poi, a partire dal 1233, di Cascia. La sua posizione strategica, lungo le vie di comunicazione che attraversavano la Valnerina, portò alla costruzione di quattro castelli, corrispondenti agli attuali centri abitati di Poggio d'Omo, Usigni, Mucciafora e Rocca Tamburo. Attorno a essi si svilupparono i paesi veri e propri. In seguito, il territorio di Poggio d'Omo passò sotto il controllo dello Stato Pontificio, per poi divenire comune autonomo nel periodo napoleonico, nel 1809. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Valnerina fu centro di operazioni da parte di numerose brigate partigiane. In particolare, la frazione di Mucciafora fu protagonista, il 30 novembre 1943, di uno scontro fra le truppe nazifasciste e un battaglione partigiano. Un piccolo monumento in Piazza dei Combattenti ricorda l'eccidio. Nei secoli passati, la popolazione era molto più numerosa di oggi, tanto che ai primi del Novecento superò i 1000 abitanti. I fenomeni migratori hanno spopolato Poggio d'Omo e le sue frazioni, alcune delle quali, come ad esempio Usigni, sono oggi quasi disabitate. Nonostante le piccole dimensioni, Poggio d'Omo e le sue frazioni conservano un importante patrimonio artistico. Del capoluogo comunale si può visitare il centro storico medievale e Borgo San Pietro, sviluppatosi a partire dal 5-600 con eleganti dimore signorili. La chiesa principale è quella seicentesca dedicata a San Carlo Borromeo. Nella chiesa di San Pietro si conserva un ciclo di affreschi medievali. A poca distanza dal paese sorge l'antico eremo della Madonna della Stella, decorato con un ciclo di affreschi del XV secolo. Altre chiese sono quella di Santa Maria Annunziata, a Rocca Tamburo, e di San Pancrazio, oggi chiusa. La frazione di Usigni fu nel 1582 il luogo di nascita del cardinal Fausto Poli, poi divenuto segretario particolare di Papa Urbano VIII. Fu proprio lui a far costruire qui, fra il 1633 e il 1645, la bella chiesa di San Salvatore. L'economia locale è tradizionalmente legata, come in tutti i piccoli borghi di montagna, all'allevamento ovino e bovino.
Fino a qualche decennio fa, molti terreni circostanti il paese erano coltivati a farro, patate e legumi, ma oggi essi sono per lo più destinati a pascolo o ricoperti di boschi. A Rocca Tamburo si può visitare un antico mulino del Settecento. Nei boschi sono ancora visibili i ruderi delle antiche fornaci per la calce, mentre è ormai del tutto scomparso il mestiere del carbonaio, un tempo importantissimo per la gente del luogo. Oggi la principale risorsa economica è il turismo, soprattutto estivo, che sfrutta le bellezze artistiche e naturalistiche della zona. Tra i primi tipici di Poggiodomo si ricordano gli gnocchetti di pasta di pane. Altre risorse importanti, offerte dai boschi, sono i tartufi, i frutti di bosco e la cacciagione. Come in tutta la Valnerina, vengono prodotti vari formaggi, tra cui il pecorino, il caprino e la caciotta. Fra i piatti di carne sono tipici gli arrosticini di pecora.